Parliamo della gara del motomondiale che si è svolta domenica 19 luglio a Jerez della Frontera, primo appuntamento stagionale per quanto riguarda il motomondiale che dunque ospita il Gran Premio di Spagna come prima gara. Una gara di motomondiale, categoria regina ovviamente, che ha riservato tanti spunti interessanti, uno su tutti, ovvero l'infortunio di Marc Marquez che tiene banco ancora adesso per quanto riguarda le opinioni di addetti ai lavori e appassionati come posso essere io. Partiamo però, come al solito, dalla fine con il podio. Celebriamo a Jerez della Frontera la prima vittoria di carriera del francese Fabio Quartararo, che su Yamaha SRT, ricordo, team clienti, batte Maverick Vinales che si classifica secondo e Andrea Dovizioso che completa il podio con un terzo posto giocato in difesa. Prima vittoria di carriera per il francese che c'era andato vicino in due occasioni lo scorso anno, soprattutto nei duelli testa a testa con Marquez. Qui complice anche quello che è successo a Marquez, ha avuto modo di vincere in solitaria e aggiudicarsi la prima posizione. Ovviamente quello che è successo a Marquez è l'episodio clou di questa gara, che se ne dica. Marquez ha effettuato un high side clamoroso a 4 giri dalla fine, ha battuto il braccio nella caduta che l'ha visto protagonista e si è fratturato l'omero con, pare, interessamento del nervo radiale. Marquez in realtà non è stato protagonista soltanto di questa caduta in realtà, ma è stato protagonista anche di un altro lungo, di un altro errore che aveva già condizionato la gara sua nei primi giri. Qui vedete il lungo di Marquez che ai primi giri di gara perde la moto nello stesso punto tra l'altro dove avverrà questa drammatica caduta e dovrà di fatto rimontare dalla 18ª posizione, un po' quello che successe in Argentina 2 anni fa, anche se con dinamiche diverse. Anche in questo caso Marquez aveva un passo clamoroso rispetto agli altri. Marquez in condizioni normali, parliamoci chiaro, avrebbe stravinto, ipervinto. Qui ha dovuto un attimo arrancare per via di un errore suo e fino a 4 giri dalla fine la rimonta aveva anche preso piede perché aveva un passo veramente incredibile, girava mezzo secondo più veloce dei piloti di testa e addirittura di più rispetto anche ai piloti lenti che si giocavano, tanto per dire, la zona punti. A 4 giri dalla fine Marc Marquez è addirittura in zona podio, cerca di superare Maverick Vinales, ma nello stesso punto che appunto l'ha visto protagonista di questo lungo fa l'high side che vediamo in questa immagine, la moto lo sbalza, batte tantissimo e fortissimo nella ghiaia sbattendo il braccio. Marquez si fratturerà l'omero con tanto di interessamento del nervo radiale e sarà operato nella giornata di oggi, martedì, giornata in cui voi vedrete questo video alle 19 come ormai tutti i Racing Podcast. Al netto delle antipatie che può dare Marquez ai tifosi italiani, me compreso, gli auguro di avere una pronta guarigione e di rivederlo in pista e c'è da riflettere di conseguenza su che cosa può comportare questa caduta di Marc Marquez, perché in condizioni normali Marquez avrebbe stravinto, ci sarebbe stato un dominio dello spagnolo come era evidentemente preventivabile alla vigilia di questa gara. È ovvio che la caduta che lo toglierà dai giochi per tanto tempo, non si capisce se addirittura potrà fare tutta la stagione o se tornerà, comunque avrà uno svantaggio talmente incredibile che anche se vincesse delle gare non andrebbe verosimilmente a vincere il titolo del mondo. Chi potrebbe essere effettivamente il pilota che potrebbe vincere il titolo del mondo? Il pilota o i piloti, perché evidentemente senza Marquez il campionato MotoGP è più equilibrato di quanto sembri ed evidentemente anche i piloti che sono finiti sul podio e adesso li vediamo possono essere evidentemente i contenders. Marquez ha avuto questo bruttissimo infortunio e non è di certo bello quando comunque un campione, per quanto Marquez sia molto antipatico, si fa male in questo modo. Sarebbe più bello vedere un mondiale combattuto in pista. Certo, con Marquez è difficile, però non è bello neanche vedere il principale contendere al titolo del mondo che esce così, tra l'altro, per un errore comunque suo, nel senso che per quanto riguarda la prima uscita di Marc Marquez, quindi questa che vi ripropongo, l'errore è stato evidentemente suo, una chiusa di anteriore salvata in modo miracoloso ha permesso a Marquez di fare una digressione nella ghiaia. Nel post-gara della MotoGP hanno analizzato questo episodio e hanno detto gli esperti, quindi riporto quello che hanno detto i giornalisti di Sky, che effettivamente è stata forse un po' troppa foga da parte dello spagnolo che voleva superare immediatamente Maverick Vinales per aggiudicarsi una seconda posizione che sarebbe stato comunque il risultato massimo aspirabile per lo spagnolo. Risultato comunque che avrebbe avuto del clamoroso visto che, ricordo, per via di quel lungo è partito 18esimo. Non è stato così, Marquez ha accusato un grave infortunio, gli auguro di tornare
presto in pista e di riprendersi al più presto. Per quanto riguarda la gara, tolta la caduta di Marc Márquez, è stata una gara che ha visto Quartararo effettivamente dominare, perché comunque il passo gara di Quartararo era il secondo in pista dopo quello di Márquez, e infatti i distacchi sul podio si sono visti, perché i piloti che sono stati qui presenti sul podio hanno preso dei distacchi importanti per quanto riguarda appunto Vinales e Dovizioso. Più Vinales, che con la moto ufficiale, con una gomma diversa, è effettivamente crollato un po' da metà gara in poi, mentre Quartararo con delle gomme più dure è riuscito ad arrivare al traguardo senza problemi. Ottimo Andrea Dovizioso, da TV Ducati sono veramente contento di questo podio, perché Erez per la Ducati ufficiale, per Dovizioso in particolare, è stata sempre una pista ostica, e per la prima volta sale sul podio a Erez il pilota friulano. Ed è interessante perché secondo me in questa fotografia ci sono i tre principali contender al titolo del mondo, senza ovviamente Marc Márquez, che per certo salterà il Gran Premio di Andalusia e probabilmente anche, dicevano gli esperti di Sky, il Gran Premio della Repubblica Ceca, che sarà tra tre settimane. Evidentemente senza lo spagnolo della Honda, è evidente che il titolo del mondo sarà conteso tra questi tre. Per Dovizioso, TV Ducati, secondo me è un'occasione ghiotta per provare a vincere questo titolo del mondo, che l'ha visto sempre lontano, l'ha visto sempre classificato al secondo posto. Di fronte c'era un Marquez imbattibile. Vedo più in realtà in questo momento la Yamaha clienti di Quartararo e la Yamaha ufficiale di Vinales al momento leggermente superiore in questa pista. Si correrà qui anche settimana prossima, o meglio questa domenica, però la Ducati, se si difende in queste piste, nelle piste favorevoli, può secondo me fare bene. Questo dunque è il podio della MotoGP. Vediamo a vedere gli altri risultati in una gara che in realtà ha visto anche due partenti in meno, visto che Carl Crutchlow su Honda e Alex Rins su Suzuki sono infortunati anche loro e non si sa se potranno proseguire nei prossimi Gran Premi. Quarto Jack Miller con la Ducati del team Pramac, molto bene l'australiano. Quinto Franco Morbidelli con l'altra Yamaha clienti del team SRT. Sesto Polizio Espargaró con la KTM. Settimo Francesco Bagnaia con l'altra Ducati Pramac. Ottavo un grande Miguel Oliveira con la KTM clienti, davanti addirittura alla Ducati ufficiale di Petrucci, che ha fatto una prova in colore, chiude la top 10 Takaaki Nakagami con l'unica Honda rimasta di fatto nelle prime posizioni. La Honda senza Márquez ha dimostrato di avere veramente dei limiti, basti vedere che Crutchlow non è partito, ma non avrebbe probabilmente vinto. Nakagami e Alex Márquez sono piloti che possono fare dei punti con costanza e secondo me poco di più. Vedremo come si comporterà la casa giapponese anche per via della sostituzione di Marc Márquez. È stato bravo, ripeto, Andrea Dovizioso, il mio pilota preferito al momento della Ducati. Ha fatto una gara in difesa, ha battuto Jack Miller, che avrebbe avuto secondo me più credenziali di podio. Ha fatto una gara in difesa. Dovizioso anche lui non era al meglio, va detto che correva con una clavicola rotta, e questo dà ancora più adito e buon credito alla prova del pilota forlivese, che difendendosi è terzo e con la costanza che lo contraddistingue può secondo me puntare a qualcosa di grosso, al netto che Marc Márquez non c'è. Per la prima volta vediamo un team clienti vincere in questo 2020, e lo fa tramite appunto Fabio Quartararo. L'ultimo team clienti che vinse in MotoGP, se non sbaglio, fu Carl Crutchlow nella gara di Argentina 2018, che effettivamente fu tanto discussa per quella rimonta irruenta di Marc Márquez, che centrò tre piloti durante la gara. Il mio rider del giorno, visto che parliamo di moto e non di auto, però lo voglio dare alla KTM, in particolare Polizio Espargaró, che sarà il pilota ufficiale della Honda nel 2021, e con la KTM, che ha dimostrato grandi passi in avanti, ha portato la squadra austriaca in top 10. KTM che ne piazza un'altra in top 10, che è ovviamente il portoghese Miguel Oliveira, mi è stato in carriera per lui, ma in realtà anche con l'altro pilota ufficiale, ovvero il sudafricano Brad Binder, che è un altro dei miei piloti preferiti di questa categoria, era addirittura con due moto nella top 10, segno che KTM ha fatto probabilmente dei passi in avanti da gigante. È mancata la Suzuki perché Mir si è ritirato e Rins non è neanche partito, e per il resto i valori sembrano essere questi che vediamo. Quindi in condizioni normali Márquez, Uber-Alles, ma senza Márquez è un campionato forse molto più equilibrato e più divertente rispetto alle credenziali della vigilia. Parentesi sugli altri italiani, abbiamo detto di tutti gli italiani a punti, l'unico italiano non a punti è stato Valentino Rossi, che si è ritirato per un problema tecnico, gara anonima e incolore per l'ultima delle Yamaha, era sempre tra l'ottava e la decima posizione, in condizioni normali avrebbe fatto risultato in top 10, niente di più per l'ultra quarantenne Valentino Rossi.
Passiamo alla Moto2, che ha invece corso la seconda gara stagionale. Ha vinto Luca Marini, dunque suona per lui Fratelli d'Italia, mentre per Quartararo ha suonato la Marsigliese. Secondo posto per il leader del campionato Tetsuta Nagashima su Red Bull KTM Aio. Terzo posto per Jorge Martin con l'altra KTM Aio. Un Jorge Martin che secondo me poteva essere il favorito per questo mondiale, ma con queste due gare ha, diciamo, accusato un po' di handicap, soprattutto per quanto riguarda il Qatar. Il copione è stato più o meno lo stesso per lo spagnolo, un calo di gomme repentino a metà gara in poi ha fatto sì che le KTM ufficiali andassero dietro. Ottima gestione invece di Luca Marini, che riesce a vincere la seconda gara e si issa di colpo al terzo posto del mondiale, di fatto annullando il ritiro del Qatar. Probabilmente Luca Marini, lo Sky Racing Team in generale e il team KTM Aio con Nagashima e Martin saranno i principali contender di questo mondiale Moto2. Gli altri italiani, quantomeno, abbiamo visto un po' più di fatica rispetto alla gara del Qatar. Baldassarri e Bastianini, che hanno fatto podio in Qatar, sono finiti ottavo e nono. Punti comunque per l'MV Agusta di nuovo con Stefano Manzi e Simone Corsi, punti anche per Nicolo Buliga, quattordicesimo con la Kalex del team Gresini. Seconda gara anche per quanto riguarda la Moto3, e qui abbiamo già un allungo importante perché Albert Arenas fa doppietta e vince anche la gara di Spagna dopo la gara del Qatar. Per lui suona la marcia reale, l'inno nazionale spagnolo. Secondo posto per Ayogura, terzo per Tony Arbolino, podio stagionale. Una gara di Moto3 che ha rispecchiato i canoni della Moto3, quindi una gara involata con un fottio di piloti a giocarsi veramente tante posizioni. Addirittura c'erano 12 piloti negli ultimi giri a giocarsi la vittoria. È un mondiale che, come al solito, è equilibrato e farà della costanza il suo punto di forza. Qui c'è già una lunga importante perché appunto Albert Arenas, spagnolo, su due gare ha già vinto due competizioni. Vedremo se si ripeterà in Andalusia, che in realtà è sempre la stessa pista di Jerez, ma appunto corsa con condizioni probabilmente diverse questa domenica, vi ricordo, il 26 di luglio. Passiamo alla Moto E, ultima categoria che ha corso come categoria all'esordio assoluto per questa stagione, sempre in Spagna. Anche per la Moto E ci sarà la doppia gara in Spagna. Vince il brasiliano Eric Granado, dunque suona l'inno nazionale brasiliano per lui, dominando questa competizione. Ha dato un passo veramente mostruoso il brasiliano, che ha esperienza nel CEV Moto 2 e anche nel mondiale come comparsa. Secondo Matteo Ferrari, che è campione regnante di categoria e dunque parte già un'ottima difesa del titolo per il pilota romagnolo con un podio. E terzo, un grande esperto di Moto2, ovvero Dominic Egerter, che è appunto sceso di categoria passando alla Moto E. Parentesi per quanto riguarda gli italiani: Mattia Casadei finisce quinto con il team C58 squadra corse, Tommaso Marcon dodicesimo, Nicolo Canepa tredicesimo. Il sammarinese Alex De Angelis purtroppo finisce fuori dai punti, non è neanche partito Alessandro Zaccone. Faccio sempre una parentesi perché, visto che ci sono delle donne che corrono, è giusto sottolinearle. Maria Herrera, che è confermata in questa stagione, finisce quindicesima, prima gara a punti per la pilota spagnola, e sarà interessante vedere se potrà riconfermarsi nelle zone punti anche nella prossima gara per quella che è mia moglie, ma probabilmente lei non lo sa. No, non è vero, scherzo, mia moglie in realtà è Elise Reed, cantante svedese, ma nemmeno lei lo sa. Al di là delle battute, fatemi sapere cosa ne pensate di questi gran premi, soprattutto per quanto riguarda la MotoGP. Ricordiamo, celebriamo la prima vittoria in carriera di Fabio Quartararo, per lui ha suonato la Marsigliese ieri. Saprà ripetersi in Andalusia questa domenica? Probabilmente lo vedremo appunto nel Racing Podcast delle ore 19 della domenica, ovviamente. Fatemi sapere cosa ne pensate. Il saluto da parte di Meteo Torghio, dunque ci vediamo al prossimo video.